Ehi, hey, la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Nel frattempo, off camera, sono tornato al pianeta Tarantella, come potete vedere, nel nostro sistema natale. In pratica, semplicemente ho tolto un paio di sistemi ai Grox vicino al centro della galassia e poi mi sono fatto distruggere per spawnare poi in una zona più comoda e tornare indietro, perché altrimenti fare tutto il viaggio indietro sarebbe stato troppo un casino, quindi ho fatto bene che farmi distruggere e ricreare da un'altra parte. E poi sono tornato indietro, non senza alcune difficoltà, fino al punto di partenza dove eravamo arrivati con questo buco nero, se non ricordo male. E nello scorso episodio ho ricevuto un commento con un suggerimento per cosa fare di riempitivo nei video finali di Spore. Prima di arrivare alla nuova serie che sto preparando, appunto, come vi ho detto, ci sarà anche forse una piccola sorpresa per i 300 iscritti, che nel frattempo abbiamo passato, siamo a 301 o 302 mentre sto registrando. Quindi anche un bel traguardo, sono contento. E il commento diceva: perché non provare ad andare a vedere sulla Terra per controllare se è capitato qualcosa, se è cambiato qualcosa, visto che Steve, l'essere che abbiamo trovato nel centro della galassia, aveva realmente l'intenzione che andassimo a trovarlo su quel pianeta. Quindi andiamo, direi che possiamo andare a vedere. Abbiamo co controllato le scorte di energia e balle varie, quindi non dovremmo avere problemi per arrivarci. Mi pare che la scorsa volta noi ci fossimo arrivati tramite il buco nero dal centro della galassia, che va vicino al centro della galassia, per poi passare con un altro buco nero. Ho guardato molto rapidamente il video in cui avevo registrato il nostro primo sbarco sul pianeta Terra. Ah, poi andiamo magari anche a vedere il pianeta Carlo, dove si trova e che cosa sta combinando. Eh sì, Bordo Cren, no, non so, devo salvare qualcuno dal disastro ecologico. Allora, qua dove siamo? Siamo in questa zona qua. E se non sbaglio, ci deve essere qualcosa in giù di qua. Questi sono tutti i Grox, tra l'altro. Non mi sembrava fossero così espansi in passato i Grox. C'era da queste parti, mi pare, forse più indietro effettivamente, un braccio che mi portasse. Ok, dovremmo essere al di fuori del territorio Grox. Un braccio. All'altro lato c'era un mio sistema. Vediamo se quelli stanno bene. Sì, facciamo una piccola deviazione, ma magari ci facciamo riparare a un prezzo. Ah, no, forse addirittura era questo il braccio, quello che ci serviva. Ah, ok, no, dov'è che era il nostro pianeta qua intorno? Da queste parti, tipo. Questi sono nostri? No? No? Ah, ecco qua. Nite, sì, Nite era il pianeta da cui eravamo partiti la scorsa volta per andare a recuperare. Tra l'altro, un po' di spezie viola non fa mai male. Grazie per avermi ricevuto. Allora, ricarichiamo, sì, ricarichiamo. Commercio, abbiamo da vendervi qualcosa. No, niente. Ah, questo forse l'ho recuperato mentre stavo cacciando i Grox in passato. Bardo Crea, mi spiace, ma farei una brutta fine. E se non sbaglio, era questo il buco nero che serviva per arrivare al centro della galassia. Ma te l'ho detto, non mi ricordavo i Grox così espansi, possibile? Chi sono questi? L'impero Demetrius sta attaccando Bordo. Non scusa dire, questi sono i Demetrius. Boh. Questa è una zona di cui, beh, in futuro credo che ce ne fregheremo abbastanza perché non abbiamo la possibilità di starci attenti. I Grox stanno attaccando Corinelo. Vabbè, chissene, adesso stiamo pensando ad altro. Sinceramente, adesso la situazione sta diventando un po' noiosa con questi Grox, che tanto li abbiamo malmenati di brutto. Se non fossero un'infinità. Qua abbiamo anche una colonia. Lol. Ah, forse è quella sotto attacco?
E no, addirittura quella che è vicino al centro. È quella vicino dove stanno i Grox. Quella che avevamo portato T3 con le tre colonie per... Caramba, che sorpresa. LOL, quindi c'era un percorso molto più veloce per il centro della galassia che abbiamo ignorato finora. Mega Laser, dov'è che siete, Grox? Ciao. No, ma non me ne frega di quello, voglio solo tirare giù i Grox. Li picchiamo con violenza. Dov'è? Mi indica che è davanti. Ah, eccolo qua. Ottimo. Ne ho uno dietro, tipo. Eccolo. Ok, ce n'è ancora un altro. Sì, non me ne frega granché dei soldi che droppano, perché poi in realtà sono dei soldi, sono così pochi soldi che ci perdi più tempo a raccoglierli che non altro. Cioè, anche se mi danno qualche migliaio di spore crediti, non è che me ne freghi niente, con 27 milioni. Ok, i Grox hanno lasciato Corinero. Yeee, siamo contenti. Datemi ci però. Ma no, se ne sono andati i Grox. Ah, discutiamo più tardi, non avevo letto, scusate. Quindi niente, non ci danno un Kaiser, non ci riparano, niente, vabbè. Buonanotte. Questo qua sì, effettivamente è quello che andava al centro della... Beh, verso il centro della galassia. È quello da cui volevo respawnare, che poi in realtà non mi hanno fatto mai arrivare laggiù, quindi là c'è un buco nero che sarebbe interessante. Ci sono un sacco di buchi neri che sarebbe interessante scoprire dove portano. Ma credo che andremo invece verso quello che è la direzione della Terra. Se non sbaglio, la Terra deve essere in questa zona qua. E quindi faremo il possibile per arrivarci, magari senza... Mi piacerebbe vedere qualche conferma, tipo qualche impero già visto, già con cui siamo già entrati in contatto. Anche perché sto esaurendo, vabbè, useremo una mega scorta. Di energia là non ci arriveremo mai. Ah, ecco, impero va, Vub. Ho dei soldi, sì, e magari mi comprerei anche qualche kit di energia, se per caso ce l'avete. A parte che dovrebbe bastarmi, però... Ciao, sono di mozzo e vengo in pace. È un onore, commercio. Avete qualche ricarica? Non hanno un Kaiser. Vabbè, ciao, è stato un piacere. Non voglio... La rossa, però... No, la rossa ha 13.000 al massimo. Non è tantissimo. È un po' che non vendevo spezie, quindi... Sono un po' fuori dal... commercio spezzivoro. Ad andare un po' in su di là, magari, ecco. Sì, ne abbiamo ancora da passare di strada qua. No, comunque qua c'è gente che avevamo incontrato un'altra volta, eravamo pure scesi su questo sistema. Quindi sì, questo ci indica che la strada dovrebbe essere quella giusta. Saluti, è un piacere vedervi. Commercio, ci vendete per caso... Oh, sono tutti dei pezzenti, non voglio neanche un... Niente. Però questo lo voglio a 90.000, mi piace. Perché tanto ormai le collezioni le abbiamo un po' mandate a quel paese, perché altrimenti avremmo dovuto avere la stiva sempre piena di quella roba. Sì, ok, un sacco di gente che vuole chiacchierare con noi, ma noi non abbiamo granché tempo, eh. Aspetta, siamo già... No, non siamo ancora arrivati là in quella zona, credo, eh. Sì, spode. Vabbè. Tra l'altro, vi devo raccontare una cosa molto carina che mi è successa mentre... Essere di altri mondi, ma tanto non avete un Kaiser di niente da vendere. Qua siamo approdati in passato, quindi... Ah,
La strada dovrebbe essere giusta. Vediamo se hanno da vendere qualcosa o da ricaricarci almeno, perché qua stiamo esaurendo tutto. Ma comunque non fanno commerciare. Ricarica costa un pacco, ma vabbè. Facciamo lo stesso. E diciamo, nei miei viaggi passati, prima dello scorso episodio, quando abbiamo trovato poi. Quando abbiamo poi trovato il centro della galassia finalmente, ho incontrato della gente in una leggera periferia Grox, che in particolare aveva la caratteristica che si chiamava Aepox. Cioè mi è spawnato un impero Aepox tra questi qua che mandano le trasmissioni. E ho detto, oh, ma porca di una miseria, abbiamo rincontrato quelli che abbiamo eliminato un sacco di tempo fa, perché non so se vi ricordate che. Eccola! Eccola, ridendo e scherzando. Non so se vi ricordate che in passato, all'inizio della serie, c'era un impero Aepox vicino al pianeta Tarantella, che poi abbiamo estinto pian piano. Peraltro che do acquistando i loro pianeti, li abbiamo comprati uno dopo l'altro. E alla fine erano respawnati là, solo che è crashato il gioco, ho ricaricato da un salvataggio poco prima e l'impero che è spawnato vicino non erano più gli Aepox. Quindi gli Aepox hanno avuto un attimo di splendore nuovamente, poi sono spariti di nuovo nel nulla. E chissà se li rincontreremo di nuovo. Ed ecco qua la Terra, vediamo se per caso c'è qualcosa di interessante sulla Terra. Che può essere anche che non ci sia assolutamente niente, eh. Cioè, Steve ci ha detto di andare a trovarlo, ma. No, una pianta. Il radar non segna niente. Ci sono degli animali qua? Sono dei dinosauri. Sembra. Scanner. Libby. Gileste. Ma sono abbastanza palesemente dei dinosauri. Ci sono altre specie qua. Ci sono. Sì, ci sono altri animali. Non ci sono i carnivori, ma ci sono gli erbivori. Questi qua saranno gli altri. Ancient Legendary Dragon. Ma quindi. Sembra tipo di triceratopi. Quindi la Terra è ancora nel periodo preistorico? È probabile. È probabile, perché qui non c'è nessuno. Ma quindi Steve chi è? Una persona che ha viaggiato nel tempo? Credo che non risolveremo mai questo mistero. Anzi, magari scrivete la vostra nei commenti di cosa ne pensate al riguardo, perché i nomi sono tutti a caso, perché anche i dinosauri hanno dei nomi farlocchi e la pianta media non l'ho scansionata, ma questa. Frumptash non vuol dire niente, quindi. Boh, e abbiamo scansionato tutto, è un T1, quindi ancora prima degli esseri umani, probabilmente. Sul fatto che non fosse T3 me lo ricordavo, l'avevo letto da qualche parte. Ma. Guardate, c'è anche l'Italia, lol. Terza roccia, però la terza roccia è ben quella. Non può che essere la Terra. Perché la luna anche la rappresenta dopo qua. C'è Ganimede anche, lol. E niente, quindi questo è quanto. Cosa c'è qua giù in fondo? C'è un buco nero. Sono curioso di vedere dove porta. E poi torniamo a casa, a sto punto. Torniamo al nostro tarantella. No, non volevo sbarcare su quello. Volevo vedere il buco nero dove porta.
In mezzo ai Grox, ma in mezzo ai Grox dove? Molto vicino al centro della galassia, tra l'altro. Curiosità, si riesce ad arrivare al centro ga della galassia da questa zona? Scusate, devo vedere solo un attimo da che parte è. Probabilmente sì, perché siamo arrivati dove eravamo arrivati prima. Cioè, non mi dite, la soluzione era così vicina da così tanto tempo. Sì, guardate qua. Ah, non possiamo più entrarci nel nucleo galattico. Però avevamo la soluzione così vicina. Cioè c'era un buco nero che ci porta direttamente nel centro della galassia, qua in pratica. Beh, adesso ci faremo esplodere probabilmente, perché non ci conviene andare a pagare di nuovo tutta quella roba per tornare indietro. Però, cioè c'era un buco nero proprio qua. Vicinissimo. Con la strada totalmente spianata, cioè noi siamo arrivati proprio dalla parte opposta. E questo era un sacco di episodi fa che abbiamo trovato la Terra. Cioè, oh santi numi. Quindi Steve, tra l'altro, era molto vicino anche al centro della galassia. Cioè, qui è la Terra. E qui c'è un buco nero che porta esattamente al centro della galassia, in pratica. Però sapete cosa faccio? Per ricordarci di sta zona qua. Ah, siamo esplosi, porca miseria, non ci ho fatto attenzione. Vabbè. Dove ci respawn adesso? Sì, se si toglie questo coso di Steam riesco a cliccare, ok. Ok, ma dove spawniamo? Soffo. Ah, ok, è quello vicino al... Sì. No. No, dov'è Soffo? Ah, ok. Ok. Ora quello che dobbiamo fare è prendere il buco nero per tornare in là. Che era? Dov'era? Più indietro o più avanti? Non ricordo più. Qua, forse lui? Sì, questo qua è quello che sbuca direttamente sotto casa nostra, probabilmente. Sotto il pianeta Tarantella. Se non ricordo male. Un'idea potrebbe essere quella anche di rifarci degli alleati nel frattempo. Che ne dite? Beh, non lo so, voi potete proporre effettivamente. Adesso magari guardiamo nel prossimo episodio se ci sono delle medaglie o che cosa, perché il prossimo episodio, come voi immaginate, un virus si sta diffondendo. Andiamo a salvare il pianeta. Ma tanto è ormai è spacciato questo. Mancano 3 secondi. Pianeta Carlo. Ok, ma dov'è sto pianeta Carlo? Segui questa missione. Dov'è sto pianeta Carlo? Dov'è il pianeta Carlo? Allora, nella sporopedia. No. Eh no, deve essere qua, non ci sono i sistemi. Creazioni, no. Amici. Pianeti, Carlo, cerchiamo Carlo. Carlo, eccolo qua. Ma dov'è? Segue pianeta. Dov'è? T'ho detto di seguire il pianeta. Dove è Kaiser? È ca ah, è qua. Ok.
Ok, tra l'altro quello anche della spezia viola, se non ricordo male. No, verde e rossa. Era di quei cattivoni che abbiamo. Qua probabilmente ci ha picchiato qualcuno. Sono arrivati dei Grox probabilmente a distruggere dei sistemi di intrattenimento, non lo so perché. Ah, questi? Felicità? Sono normali, no? Qua è tutto a posto. Qua tutto posto. Andiamo con ordine. Questa è molto depressa. Quella no. Quella no. Quella no. Quella no. Ma questa qua che è molto depressa. Questa qua sotto di me. Cosa succede? Forse hanno distrutto un intrattenimento che c'era là, eh. Sì. Ma. Ah, no, anche là. E qua forse ne hanno battuti due, non lo so. Allora, metti un intrattenimento qua. E forse c'è una fabbrica qua? Sì. Ottimo. No, non ricaricarmi. Dammi un po' di verde, se mi ci sta. Sì. Ottimo. Allora andiamo a vedere Bardo Crea, ma non credo che... Ma anche no, in realtà, sapete? Ma anche no, nel senso che tanto... aspettiamo di seguire Carlo, però... Bello, Carlo... smettilo di seguire. Ok. Questo cos'è? Ok, vabbè. E niente, diciamo che nel prossimo episodio probabilmente guarderemo un po' che cosa fare, magari qualche medaglia, fare qualche missione, sistemare un po' i pianeti qui intorno, fare degli alleati. Non lo so, e poi per la prossima settimana potete suggerire nei commenti nuovamente che cosa fare. Un'idea che si potrebbe effettivamente fare è quella di andare a creare una colonia vicino alla Terra. Per tenere d'occhio così quindi il sistema solare e il genere umano quando si svilupperà, perché visto che siamo ancora nella preistoria, bisognerà aspettare un po'. E quindi potrebbe essere un'idea di fare una colonia in quella zona là. Nel frattempo, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!